pandemia purtroppo ha causato danni a diverse attività economiche della nostra zona e non solo, tra queste i centri sportivi, ma oggi siamo proprio a visitarne uno tra i più rinomati, l'Anxa Sport Village di Lanciano, che ha ripreso alla grande le proprie attività, come vediamo questa sera dai numerosi frequentatori, i 10 anni festeggiati dal titolare Roberto Valente con diverse novità. Buonasera a tutti innanzitutto, purtroppo il periodo è quello che è, speriamo adesso di ripartire al meglio, nonostante il periodo buio e critico che abbiamo attraversato, ci siamo preparati per la riapertura, abbiamo investito tanto perché amiamo lo sport e quindi di conseguenza abbiamo continuato ad investire perché crediamo nel valore dello sport. Abbiamo investito soprattutto nel padel perché è uno sport che tutto sommato comunque ha continuato a lavorare, ci ha permesso comunque di andare avanti ed è uno sport comunque in forte espansione. E stiamo investendo comunque nella struttura e a 360 gradi, cercando di curare un po' tutti i particolari. Questa struttura che è nata 10 anni fa e che poi è partita con dei campi da tennis e adesso abbiamo visto un'estensione di superficie da fare invidia ai grossi centri. Sì, il centro mano a mano si è ampliato grazie ai sacrifici e grazie al contributo soprattutto dei numerosi clienti che ci seguono costantemente sia in tutte le iniziative, diciamo, a 360 gradi, e quindi mano a mano ogni anno abbiamo cercato di dare qualche novità ed ampliare l'offerta dei nostri servizi. E allora, visto che ci troviamo proprio di fronte a una delle ultime novità, direi di cominciare un piccolo viaggio virtuale a beneficio anche di chi ci sta guardando per far conoscere meglio tutte le potenzialità di questo centro che offre degli intrattenimenti, delle discipline che svariano a 360 gradi. Sì, diciamo che partirei proprio da quest'area qui che è l'area più nuova. È l'ultima area che abbiamo fatto, che abbiamo curato, abbiamo creato con questi due campi da padel e con l'area dedicata al beach volley. Quindi è un'area comunque nuova che l'abbiamo, diciamo, inaugurata comunque questo inverno, proprio da quando il padel è esploso. È letteralmente esploso, anche perché era uno dei pochissimi, se non l'unico sport che veramente ha avvicinato tutti e appassionato tutti proprio per la semplicità e per il divertimento che racchiude questa gabbia da gioco. Creato anche quest'area qui adiacente ai campi da padel dove si può giocare a beach volley, a beach tennis e a beach soccer, e abbiamo investito anche su questi sport che stanno andando tanto, recuperando direttamente la sabbia di mare e creando un campo veramente molto confortevole. Centro sportivo che si rispetti, chiaramente non può mancare lo sport, il calcio, tanto amato dalla maggior parte di persone, chiaramente lo sport più praticato. Abbiamo sia un campo da calcetto e adesso stiamo investendo a breve termine con un campo di calcio a 8. We'll be right back.
gioiello appena consegnato agli appassionati di padel. Abbiamo fatto ulteriori 3 campi da padel e una struttura che verrà coperta per quest'inverno, in modo tale che gli appassionati potranno comunque continuare a divertirsi senza alcun tipo di problema. E la novità sarà anche la scuola padel, faremo dei corsi sia per grandi che per principianti che per piccini, quindi seguiteci perché ci sono sempre grandi novità. Un'ultima novità è l'app che appena abbiamo costituito, appena abbiamo lanciato direttamente sulle varie piattaforme, sia per la prenotazione dei campi e sia per essere aggiornati su tutte le novità che verranno puntualmente aggiornate. In un centro sportivo che si rispetti non può mancare la piscina. Chiaramente giocando e praticando sport l'estate sotto il sole, comunque al caldo, non potevamo non dare comunque questa zona è veramente una chicca per tutti gli appassionati di sport e di relax. Abbiamo creato quest'area piscina dove c'è l'idromassaggio, c'è la doccia cervicale e c'è l'area bar, l'area ristoro, dove le persone possono trascorrere tranquillamente in famiglia dei piacevoli momenti. Questa è l'area alla quale tengo in maniera particolare perché io vengo proprio dal tennis, il mio primo amore, il mio sport è il tennis, infatti sono anche maestro di tennis, insegno tennis oltre oggi ad essermi aggiornato comunque con il padel. E qui ci seguono numerosi tesserati, numerose persone che ci hanno sempre seguito e che apprezzano in maniera particolare sia il tennis ma soprattutto la terra rossa, che è la superficie diciamo comunque più confortevole e più ricercata da parte di tutti. Abbiamo anche implementato l'area bar e ristorante, un luogo dove le persone possono trascorrere dei momenti simpatici, dove si possono ritrovare, dove possono vedere magari qualche manifestazione sportiva alla televisione e dove possono trascorrere dei momenti piacevoli, magari anche festeggiando qualche evento particolare. L'area che abbiamo dedicato ai nostri gentili clienti è l'area della palestra, una palestra molto attrezzata, una palestra diciamo completa dove le persone si possono preparare al meglio e con i macchinari gli ultimi addirittura della Tecnogym. Abbiamo preso tutti quanti gli ultimi macchinari ed è un'area che abbiamo cominciato a costituire già dal 2017 ed oggi possiamo dire che veramente ha un ulteriore fiore all'occhiello di questa struttura sportiva. Oltre
ad attività, diciamo, ludico-ricreative per appassionati e per amatori, e qui presso l'Anxa Sport Village si svolgono anche delle competizioni a livello ufficiale ed agonistico. Sì, nella struttura sede l'Accademia Tennis Frentana Pino Valente, dedicata a mio fratello che purtroppo nel 2017 ci ha abbandonati. E l'Accademia si occupa sia di tennis che di padel a livello federale, e addirittura adesso siamo arrivati alla finale regionale per quanto riguarda la Coppa Italia di padel, e la Federazione Italiana Tennis ha voluto fissare come sede per le finali l'Anxa Sport Village. Infatti sabato e domenica rappresenteremo la provincia di Chieti nella finale regionale che si disputerà qui nelle giornate proprio di sabato e domenica. Cari amici che ci state seguendo, abbiamo terminato in questo modo il viaggio virtuale attraverso le tante potenzialità che può offrirci l'Anxa Sport Village, una realtà del territorio sangrino, si trova nel territorio di Lanciano ma è pienamente accessibile da tutti i centri del circondario. Ultime considerazioni e battute da parte di Roberto Valente. Io inviterei tutti a venire a visitare la struttura, perché veramente si sta bene, siamo immersi nel verde dove veramente si può fare del sano sport a 360 gradi, sia in coppia sia in famiglia. Diciamo che è uno spazio, un centro sportivo dedicato veramente a chiunque, grandi e piccini, si sta veramente bene. Provare per credere.